tutta la vicenda del riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Non è che non abbia degli elementi di verità, però lui continua a dirmi che finché non si riusciranno a mettere le marmitte catalitiche ai vulcani, è inutile perdere tempo, perché basta l'eruzione di un vulcano per creare una situazione di quelle che storicamente sono già viste quando non c'era l'antropizzazione dovuta all'uomo. E quindi è una discussione questa che poi ha dei riflessi molto pratici. C'è stata l'epoca del carbone, del fossile, c'è stata l'epoca del nucleare in Italia che è durata poco perché è stato cancellato. E adesso c'è l'epoca delle fonti alternative che però portano un occhio della testa. E poi forse ci sarà un futuro, e penso che sia questo sostanzialmente l'argomento di cui tratterete oggi, in cui tutto questo diventa passato con il tempio di Matilde, perché ci possa essere la possibilità di utilizzare nucleare pulito, da questo siete voi esperti, voi, insomma una forma di produzione di energia che non abbia i difetti o non produca i danni che comunque le altre forme di energia producono, perché le petroliere vanno per il mare e ogni tanto affondano, perché le centrali nucleari possono essere vittime dello tsunami, perché il carbone inquina, poi se uno lo fa il raffinato anche le pale eoliche, se non sai che siano bellissime, no? Ci sono polemiche anche su questo, poi mi hanno sempre segnato che insomma l'energia ci vuole, in grande concentrazione quando ce n'è bisogno, per fare fronte anche ai picchi, noi siamo un paese pieno di sole, però così parlo anche del solare, finisco, il solare va bene quando c'è sole, ho l'impressione che quando il sole non c'è o siamo in pianura padana, il solare ha qualche difficoltà a soddisfare le esigenze di un paese industrialmente avanzato. Quindi è dalla scienza che credo tutti si aspettino una risposta decisiva per queste domande per il futuro. Quindi buon lavoro e buon convegno. Grazie.